Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il Cerbero più 1, fucile automatico esotico aggiunto con i rinnegati. Partiamo subito dal perk esotico di quest'arma. Questa infatti, essendo costruita con scarti di fucili automatici e alimentata da una batteria dell'età dell'oro, è in grado di sparare proiettili da 4 canne contemporaneamente. Inoltre il suo secondo perk gli permette di diminuire la propagazione dei proiettili una volta che si mira. Questo tuttavia non significa che tutti e quattro i proiettili vadano nella stessa direzione, ma bensì che l'area d'impatto dell'arma viene aumentata. Per intenderci, i proiettili vanno a formare una sorta di quadrato. Partendo dal PvP, quest'arma dà sicuramente il meglio dalle corte, cortissime distanze. Questo perché in queste situazioni i proiettili vanno quasi tutti a segno e il DPS è quindi molto alto. In generale invece il suo alto rinculo e la sua bassa gittata lo rendono un fucile automatico nella media, forse addirittura un pochino sotto, in quanto il danno in testa va da 25 a 29 in base a quale proiettile va a segno e quello al corpo è di 18. Per quanto riguarda il PvE, l'arma è invece molto utile contro tanti nemici di piccolo calibro vicini tra di loro, in quanto riusciamo a colpirli tutti quanti contemporaneamente. Stesso discorso vale per quelli di grandi dimensioni, come per esempio i Valkabal, perché appunto fanno mandare a segno tutti quanti i colpi. In generale l'arma ha un impatto abbastanza basso, una gittata altrettanto scarsa, un rinculo veramente molto alto, una velocità di ricarica media, un caricatore di 31 colpi e una cadenza di 360 colpi al minuto. Quindi ragazzi, questa era la recensione del Cerbero più 1 fucile automatico esotico cinetico. Come al solito io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche il bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, e la